Benvenuti ad Antenna 2. Questa volta abbiamo una persona notissima, ma che forse le nuove generazioni conoscono meno, conoscono poco. Si tratta di Marco Conti. Marco Conti è nato, grazie per essere qui, Marco, Grazie a voi, grazie è nato a Trasacco il 26 gennaio 1934 e quindi fra pochi giorni compie 80 anni. Capita. a te. Capita, molti giorni. Senatore della Marsica dal 23 aprile 92 al 14 aprile 94. È stato segretario del gruppo della Democrazia Cristiana e membro della Commissione Lavori Pubblici. Dal 71 al 76 consigliere comunale e assessore al Comune di Avezzano con i sindaci Claudio Lucci e Sergio Cataldi. È un giornalista. Ricordo i suoi esordi nelle cronache marsicane del 58-59. Poi è andato a Roma, l'agenzia Italia, compariva spesso fra le prime tribune politiche, quelle con Jader Iacobelli, Gianni Granzotto, eccetera. Eccetera. Nell'eccetera c'è la RAI, è stato direttore del GR2, vicepresidente di RaiSat, è stato anche direttore del periodico La Discussione, il settimanale storico della Democrazia Cristiana, è stato vicepresidente dell'ERSA. È stato portavoce del presidente della commissione di vigilanza Sergio Zavoli. Marco, questa non è una Insomma. commemorazione, ma qualcuno che non ti conosce può così apprendere chi sei, quale personaggio sei. Ti senti personaggio? No, essendo persona marsicana, trasaccana, avezzanese, marsicana, amica e collega di Fabrizio e di tanti altri. Senti, la tua legislatura, quando fosti senatore, fu interrotta. Perché? La mia legislatura purtroppo coincise con la fine della Democrazia Cristiana, con Tangentopoli. Io ero direttore del giornale radio e feci questa esperienza di senatore uscendo dalla RAI con molto entusiasmo, molti progetti che però si infransero uno dopo l'altro nel marasma giudiziario che investì la politica e i partiti italiani in quegli anni. Coincise con la discesa in campo di Berlusconi. Coincise con la discesa in campo di Berlusconi, ci fu la crisi e quindi la legislatura durò 2 anni, poi cominciò tutta un'altra storia e io tornai a lavorare alla RAI. Parliamo allora dell'altra esperienza, quella fatta al comune di Avezzano. Ami ricordare qualche cosa di Beh, quell'esperienza? tante cose, entusiasmo, progetti, in qualcuno anche tu fosti coinvolto, mi pare, insomma, con molti altri amici e colleghi, perché fu un periodo, di grandi progetti e anche di grandi realizzazioni per il comune di Avezzano. Credo che purtroppo per molti versi possiamo dire che ancora siamo fermi là, almeno a livello di progetti. Perché tutte le opere che ci sono adesso risalgono a quell'epoca, a cominciare dalla metanizzazione del comune di Avezzano e quindi del nucleo, lo stadio, la biblioteca comunale, il teatro comunale, le iniziative culturali, le mostre, gli spettacoli, il teatro, la musica. Beh, Sì. furono 5 anni molto produttivi, con entusiasmo e Sì, partecipazione. fu un momento di svolta per la storia di Avezzano. E oggi si dice che stiamo tornando indietro di 40 anni, ma verrebbe da dire magari fosse così, perché 40 anni fa avevamo un ente fucino che occupava un migliaio di persone, quindi 1.000 stipendi e 1.000 famiglie. Avevamo due zuccherifici, la cartiera in pieno vigore, telespazio, l'agricoltura tirava, l'artigianato tirava, il commercio tirava 40 anni fa. Oggi? Ma oggi siamo alla sintesi di tutte le conseguenze di un processo di sviluppo che è stato purtroppo accompagnato da distorsioni, distrazioni, omissioni, equivoci. Noi paghiamo anche il fatto di essere passati da una
civiltà contadina e quindi da un'attività nel campo dell'agricoltura direttamente all'industria. Non abbiamo avuto di mezzo le attività che possono accompagnare uno sviluppo dall'agricoltura all'industria. E questo lo paghiamo, per cui oggi nella crisi della grande industria non abbiamo un'agricoltura completamente evoluta, perché abbiamo pensato, sbagliando, che con le industrie, le fabbriche, potevamo fare a meno dell'agricoltura, che invece era, è e resterà la radice dell'economia marsicana, con le sue attività, le sue coltivazioni e al momento anche con i suoi limiti, purtroppo. E quindi la nuova realtà marsicana soffre di questa distorsione e poi soffre anche della distrazione della politica, perché la politica, se non si occupa dei problemi delle persone, delle aziende, delle famiglie, rinuncia al suo compito. A proposito di politica, tu avevi cercato di, come dire, elevare il dibattito culturale e politico di Avezzano attraverso il Centro Civitas. Non c'è più. No, non c'è più perché l'abbiamo tenuto aperto per 30 anni, facendo, qui voglio ricordare un altro amico, consigliere comunale di Dino quello Pelliccia. stesso periodo, Dino Pelliccia, col quale fondammo questo centro civile e abbiamo tenuto in vita insieme con un giornale per 30 anni. Devo dire, con molta abnegazione di un gruppo di persone, sacrificio, ma nella distrazione totale delle istituzioni pubbliche. E abbiamo fatto convergere nella nostra città e nella Marsica personaggi di ogni orientamento, esponente della cultura, del mondo dell'economia, proprio per richiamare l'attenzione su questa terra. In parte questa funzione si è rivelata positiva, è servita, e in parte poi si è un po' dispersa perché non è stato difficile dare un assestamento, un seguito, e quindi alla fine si è esaurita e è finita là. Però rimane una bella esperienza per le persone che l'hanno avviata, ma anche per la città che l'ha vissuta. Che cosa manca a questa città oggi? L'anima. Noi soffriamo storicamente di una dispersione di memoria, di identità. E dobbiamo ricominciare da lì, rimettere in campo un'anima e una identità unitaria del territorio. Ragionare in termini di Marsica. Oggi credo che qualche ragionamento si comincia a fare, ci sono le condizioni per poterlo fare, recuperando la memoria storica. Noi abbiamo belle storie di belle persone, personaggi anche della politica, ma li abbiamo un po' allontanati, rimossi mano a mano. Questo non è per un paese come nazione e per una realtà provinciale come la nostra, non è bello. Ti senti fra questi personaggi abbandonati? No, il meno perché sono ancora un contemporaneo, diciamo così, Però Avezzano, la fin quando. Marsica Però hanno perso un po' il hanno ricordo perso un di po' Marco. il gusto della ricerca, del riferimento alla storia. Se non c'è il riferimento alla storia, cioè al passato, non si costruisce il futuro per fare meglio. Questo si può fare, oggi sono le condizioni, sono molti amministratori comunali in gamba, che hanno buona volontà pur tra mille difficoltà, io penso che bisognerebbe con progetti adeguati ricominciare da lì. Senti, abbiamo detto che stai per compiere Se 80 anni. A 80 anni si fa un lo po'. ridici un'altra volta finirò per crederci. No, per farti fare gli auguri da tu. A 80 anni si fa un primo bilancio, poi gli altri li facciamo successivamente. E a proposito di bilanci, ti chiedo, hai rimpianti? Hai soddisfazioni? Hai suggerimenti? Cominciamo dai rimpianti. Cioè, con la messa così è una specie di gratta e vinci, insomma, una scommessa. Ma guarda, io ti dirò una cosa, io sono cresciuto da bambino sotto al campanile, quindi nella parrocchia. E da lì, e poi quando sono in collegio dai frati, perché volevo fare il missionario, mi sono abituato a fare gli esami di coscienza.
In verità i bilanci li ho sempre fatti, forse ogni giorno, ogni sera. Adesso fare un bilancione a questo punto diventa veramente una scommessa, insomma. È chiaro che nella vita di tutti, credo, non c'è una vita perfetta. Ci sono rimpianti per cose che avremmo voluto fare e non siamo riusciti a fare, quante cose. E ci sono progetti infranti, però ci sono anche delle cose fatte. Delle soddisfazioni. E le soddisfazioni. Io sono fra i tanti ragazzi di quell'epoca, la famiglia, l'educazione, abituati al senso del dovere e ritengo di aver sempre fatto il mio dovere. Ho qui Certo, una foto di quando eri ragazzo. Che classe è questa? In questa è che una classe sarà del 53-54, anno? sì. Qualche anno prima che emigrassimo per Roma, perché molti siamo stati costretti ad emigrare, beh, anche noi, anche se a Roma, Beh, insomma, insomma. non con la valigia di cartone, insomma. Insomma, essere sballottolati in una città come quella a 23 anni a cominciare un'esperienza di lavoro, non è stato sempre divertente, diciamo così. Quindi il bilancio. C'è il rammarico per tante cose non fatte, rimaste a metà, che poi si possono riprendere. Se la provvidenza ci darà ancora spazio e tempo, continueremo a farlo. E c'è il rammarico per non aver potuto fare tante cose utili alla gente della Marsica, ai miei concittadini. Hai detto poco fa che volevi forse fare il missionario, Sì, mi piaceva però tanto. qualcosa del genere stai facendo adesso. Hai un progetto in Africa, ne vogliamo parlare? Ma questa è una cosa che è capitata perché ero andato in Africa con altri colleghi Dove per esattamente? scrivere alla periferia di Malindi, in Kenya, per i sopralluoghi di una fiction che abbiamo scritto, che si svolgeva tra l'Italia e lì. E nelle tappe di questi sopralluoghi siamo incappati in mezzo a una foresta, in una parte dissestata di questa regione, in un orfanotrofio che accoglie una quarantina di bambini handicappati, nati male. E lì la ragione del viaggio poi è cambiata perché mi sono dedicato a loro. Se erano bambini avevano bisogno di tutto, fra cui una cucina, perché cucinavano in uno stanzone puzzolente, una cosa terrificante. E così nel giro di 10 giorni abbiamo fatto costruire la cucina, il forno, abbiamo cominciato a avviare pratiche per rifornire questo orfanotrofio di carrozzine per i bambini, e Quanti anni fa questo? questo l'anno scorso. Abbiamo preso contatti con i fondatori, tra cui c'era un medico italiano che è ancora vivente, sta a Cuneo, e abbiamo avviato una serie di azioni per fare poco, perché quella è una goccia in un mare di desolazione dove i bambini, sotto, ingobbiti sotto il peso dell'acqua che vanno a prendere nelle fontane lontane, scalzi, nudi, senza luce, senza nulla. È un'esperienza che fa pensare, alla quale insomma dovremmo un po' pensare tutti per essere un po' più generosi. Senti, nella tua vita hai incontrato tante persone, più buoni o più cattivi? Ti dirò una cosa, io non credo nella cattiveria. Nella cattiveria. E poi Fidi? Mi sono fatto un concetto, nella politica, nelle attività ci sono stati sempre contrasti, musiduri. Con l'andare avanti mi sono convinto di una cosa, che la cosa più inutile di questo mondo è fare male, pensare male, organizzare il male agli altri. È una fatica inutile, meglio dedicarsi al bene. Senti, vorrei concludere con una domanda di strettissima attualità. Tu frequenti il Parlamento, le stanze del potere, e
Renzi e Letta si metteranno d'accordo? Se non si metteranno d'accordo saranno spazzati, perché vivendo nello stesso alveo o lo alimentano in modo costruttivo oppure o lo disarticoleranno in modo distruttivo. A rimetterci saremo noi. Auguri. E a rimetterci ci saremo noi e gli altri. Grazie. E buon E compleanno. auguri alla Marsica e ai marsicani, ai quali io devo tante cose, perché dalla gente, anche quella più umile che ho come senatore, ma più come cittadino, poi come giornalista, devo molto, perché io dal contatto con la gente, la più semplice anche, ho sempre imparato tante cose. Ci sono grandi vecchi che ricordo con affetto, che oggi non ci sono più, e avrei voluto invitare anche loro in questa circostanza, ma li invito col pensiero. Grazie a Marco Conti e grazie a chi è stato in nostra compagnia. Alla prossima.